Il 16 gennaio 1860 la forza stessa delle cose rovesciò il gabinetto La Marmora. Cavour, il cui nome era universalmente invocato, fu chiamato a Palazzo Reale. Non si meraviglierà se metto anch'io le mie condizioni. Lei si impegnerà ad avere come altro contegno, qualunque siano i dissensi che potranno dividerci. La prego, maestà, di voler dimenticare un attimo di stanchezza e di esasperazione. No, non si tratta di un attimo, caro lei. Più di una volta lei ebbe a comportarsi con me come fossi il mio istitutore. Ora sia ben chiaro che io vado a letto con chi mi pare. Come lei, del resto. Ho mai messo bocca nelle sue faccende private? Maestà, io non sono il re. Ah, mi fa piacere sentirglielo dire. E cerchi di non dimenticarselo più. Bene, ora parliamo di affari. Bisognerà formare il nuovo ministero. Ha già qualche idea? Ho la lista dei nuovi ministri. Presidenza esteri ed interni ad interim Cavour. C'è una quantità di cose da sistemare dentro e fuori casa, occorre una direzione unica. Finanze, avvocato Francesco Saverio Veggezzi, uno spremi limoni. Lavori pubblici, conte Stefano Iacini, lombardo, uomo di grandissima probità. Guerra, generale Fanti. Fanti? È il comandante della Lega nell'Italia centrale, per le annessioni è un nome indicativo. Inoltre dobbiamo studiare l'unificazione dell'esercito. Grazia, giustizia e culti, avvocato Cassinis. Pubblica istruzione, conte Terenzo Mamiani della Rovere. Fu già ministro di Pio IX ed è nativo di Pesaro, città ancora sotto il dominio temporale del Papa. Lei vuole guastarmi con Pio IX proprio per sempre? Votate le annessioni, faremo dire messe di ringraziamento in tutte le principali città del regno. Io sono cattolico. Ho qualche peccato sulla coscienza, ma sono cattolico. Ma lei? Sa che cosa dicono di me? Non crede in Dio, ma lo teme. E sbagliano, come sempre accade quando si vuol giudicare l'animo della gente. Non creda che il problema di una fede religiosa mi sia indifferente. Ma se il Papa è davvero il vicario di Cristo, che senso ha il potere temporale? Ma avrà in mente per caso qualche riforma religiosa? Solo una piccola riforma diplomatica. Nigra a Parigi e Villa Marina a Napoli. Nigra a Parigi. Vuol dire che lei vuol comandare anche a Parigi. Ma a Parigi la missione Nigra riuscì soltanto a metà. Napoleone era disposto ad accantonare il Trattato di Zurigo e a chiudere un occhio sulle annessioni in cambio di cessioni territoriali che ristabilissero la sua scossa popolarità. A nulla valsero gli sforzi della diplomazia piemontese perché si accontentasse della Savoia, cui re Vittorio, con grande dolore, aveva rinunciato. L'amicizia di Napoleone costava un sacrificio più duro che Cavour, fino all'ultimo, aveva tentato di evitare. Napoleone insiste nel baratto. Nizza e Savoia in cambio delle annessioni. Se lo ignoriamo, scatta il Trattato di Zurigo. Avremo contro la Francia e probabilmente anche l'Austria. Si fa a fermare le annessioni. Succederebbe il finimondo e io non ho forze sufficienti. Comunque la Toscana obbedisce a Ricasoli, che non è un uomo tenero. È fermo sulle annessioni anche contro la boria di certi toscani. Possibilità di resistere su due fronti? Da ridere solo a pensarci. E allora dobbiamo cedere. È la mia fine. Se lei si dimette, allora... Non mi dimetterò. Ma è la sola mia sconfitta. Mi costerà cara. Non si preoccupi. Le annessioni le daranno molta popolarità. È qui dentro che mi costerà cara. Mi sentivo invulnerabile. Ora non più. Se c'è un vantaggio, la gente dimentica. Sarò io che non potrò dimenticare. Nizza è italiana e io dovrò negarlo. Sto commettendo un tradimento necessario, ma non per questo meno ripugnante. Vede, io ho sempre avuto il dono di non riuscire a pensare al di là del possibile. Non ho mai capito Mazzini per questo.
Il suo senso della morte, voglio dire, il suo rischiare per amore del sacrificio. Perché dico a lei queste cose? Forse per dirle meglio a me stesso. O forse perché lei in questo momento è il pilastro militare su cui si basa la mia politica. Lo sa? Ho già pronto il posto dove andare a riposare. Accanto a mio carissimo nipote, caduto nel 48 a Goito. Mi sembrerà di essere morto anch'io in battaglia, invece che al banco dei ministri, a un tavolo di lavoro. O peggio ancora, su un letto. Lei è molto stanco. Perché non si prende qualche giorno di riposo? Per ragionare a vuoto su questa disgrazia. Io ho bisogno di agire. Io non so come dirglielo, Fanti. Io ho bisogno di un atto di violenza. Ho bisogno di rovesciare su qualcosa, su qualcuno, la violenza che sto facendo a me stesso. Il 12 marzo 1860 fu sottoscritto a Torino un trattato segreto per la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia. Il 18 marzo Farini e Ricasoli presentarono al re i documenti legali delle annessioni nell'Italia centrale. Il re li accolse ufficialmente. Il clamore in Europa fu immenso, soprattutto per quanto riguardava le annessioni delle ex legazioni pontificie. A Parigi, per placare le reazioni dei francesi, specie cattolici, il trattato segreto fu reso pubblico proprio il giorno 25 marzo, in cui gli italiani, inclusi quelli delle province annesse, andavano alle urne per votare il nuovo Parlamento nazionale. Ma a Torino, come a sanzionare i diritti dell'Italia unita, nonostante l'emozione prodotta dal prematuro annuncio delle cessioni, la vittoria del governo fu clamorosa. Il 2 aprile, a Camere riunite, Luigi Carlo Farini, nominato ministro dell'Interno, e Cassinis, ministro della Giustizia, fecero l'appello dei nuovi membri per il giuramento. I più bei nomi della cultura, della politica, delle arti, dell'esercito facevano parte di quel Parlamento e provenivano da tutte le regioni d'Italia, quelle liberate e quelle ancora sottomesse allo straniero, dal Veneto, dagli Stati Pontifici, dal Regno delle Due Sicilie. Il crollo dei reazionari fu totale. Non uno di essi fu rieletto. Il moto liberale e unitario era irresistibile. Tuttavia, nonostante la dichiarazione del nuovo presidente dell'Assemblea, Giovanni Lanza, che accennò a futuri sviluppi del moto per l'unità, la spina di Nizza turbava la serenità di quelle riunioni. Nella giornata del 12 aprile non fu più possibile rinviare il dibattito. Ha la parola l'onorevole generale Giuseppe Garibaldi. Che la patria mia sia o non sia francese, onorevoli deputati, non va d'uopo di molto conoscimento delle storie per poterlo provare. Molti di voi ben sanno che io sarei molto più adatto a prendere una carabina, mi permettano l'espressione, piuttosto che star qui a discutere alla presenza di onoratissimi uomini, sapienti e profondi in ogni ramo degli umani conoscimenti, come si trovano in questo insigne consesso. Non di meno, qualcosa della storia del mio paese la so pur io. So, per cagion d'esempio, che i miei concittadini in tutto il loro passato, contro i francesi e contro i provenzali, furono sempre in guerra. Che siano stati d'accordo con la Francia, io non trovo in nessun fatto della storia di Nizza. Ognuno che fu a Nizza conosce il castello. È il punto culminante della nostra città. Tutti i viaggiatori si recano a visitarlo. Colà non va rovina che non sia stata cagionata dalle guerre dei nizzardi contro i francesi. Questa è la nostra storia, di tutti i tempi, senza eccezione. E per questo è sufficiente testimonio dell'antipatia dei miei concittadini alla signoria francese.
Questa storia è segnata nei ruderi del mio povero paese dai francesi in tutte le epoche. Presidente del Consiglio. Io mi restringo a questa sola dichiarazione. Ed è che la cessione di Nizza e della Savoia era condizione essenziale del proseguimento di quella via politica che in così breve tempo ci ha condotti a Milano, Firenze e Bologna. Vogliamo andare a Roma! Noi siamo convinti di una cosa, che era impossibile respingere il trattato e proseguire nella stessa politica. Non solo si sarebbero esposte a evidente pericolo le passate conquiste, ma si sarebbero poste a cimento le sorti stesse della patria. Si faccia scudo del voto del Parlamento e non ceda alle esigenze francesi. Si ricordi di Villafranca. I ministri, in un paese costituzionale, debbono saper sacrificare se stessi agli interessi generali. E giammai, finché noi saremo ministri, ci ritireremo dietro il voto del Parlamento per coprire una nostra responsabilità. Abbiamo avuto fermo convincimento nel firmare questo trattato che sopra di noi sarebbe caduta una impopolarità immensa, ma l'abbiamo affrontata perché andavamo persuasi che così operando noi facevamo cosa conforme agli interessi dell'Italia. L'Italia ha ancora profonde piaghe nel corpo suo. Volgete gli occhi al di là del Mincio. Volgeteli al di là dei confini della Toscana e dite se l'Italia è quel corpo sano come testé da qualcuno veniva chiamato. Le annessioni furono votate e approvate a larghissima maggioranza. Subito parecchi governi ruppero le relazioni diplomatiche con Torino. Ancora una volta Cavour era solo nel suo rischiosissimo gioco. E c'era qualcosa in lui a turbare la serenità dei giudizi e delle decisioni. Abbiamo già contro tutta l'Europa, caro Farini. Non posso mettermi contro anche Garibaldi. Ti ricordi che il generale è un uomo ferito nel suo affetto più profondo e che purtroppo l'autore involontario di quella ferita sono proprio io. Del resto, nella penuria di carte che abbiamo in mano, è un asso che può far comodo, no? Lo so. Come ministro dell'interno anch'io sono responsabile di quel migliaio di fucili che gli abbiamo mandato. Ma ora mi risulta che agenti mazziniani sono a Genova ad arruolare volontari per la Sicilia e che a Villa Spinola, dove risiede Garibaldi, è un andirivieni dei suoi luogotenenti. Ufficiali dell'esercito hanno disertato per seguirlo. D'altronde, anch'io non so come comportarmi. Non dubiti, caro Farini. Quando le arance di Sicilia saranno mature, le mangeremo insieme a Garibaldi. Per ora i moti dell'isola sono stati stroncati. E Garibaldi può avere tutti i difetti, ma non è un uomo tanto sciocco da avventurarsi in un'impresa disperata come farebbe Mazzini. Per il momento io faccio come gli inglesi. Aspetto e sto a guardare. Ma all'improvviso un telegramma dal sud, forse un falso di Crispi per forzare la mano a Garibaldi, annunciò che l'insurrezione domata a Palermo persisteva nelle province. Appena ebbe notizia che Garibaldi stava per partire, Cavour corse a Bologna dal re. Bisogna arrestare quella testa di bufalo prima che ci combini altri guai irreparabili. Lo trovi lei un delegato tanto ardito che abbia il coraggio di mettere le mani sul colletto di Garibaldi? Se nessuno osa, andrò io. Io spero che non ci siano state intese segrete tra Vostra Maestà e il generale Garibaldi. Io confido troppo nel senno di Vostra Maestà. Con Garibaldi ci intendiamo, ecco tutto. Non abbiamo bisogno di molte parole, ci guardiamo in faccia. Ho fiducia in lui. In tal caso prego Vostra Maestà di accettare le mie dimissioni. Garibaldi ha rassegnato il suo mandato di deputato dopo la cessione di Nizza. Credo lei lo sappia.
Io non ho potuto fare altrettanto dopo la cessione della Savoia. Soltanto il re in questo paese deve ingoiare l'ospi. Quelle cessioni le ha volute lei. Ne sopporti le conseguenze. Vada ad arrestare Garibaldi se lo ritiene giusto. È una pazzia. È una vera pazzia. Tra qualche anno il regno sarà così forte che i napoletani si uniranno a noi per naturale attrazione. Così invece dovremo digerire un pasto abbondante, ammesso che a Garibaldi vada bene, con lo stomaco ancora imbarazzato. Rischiamo nel migliore dei casi una grossa indigestione. Ti amo. Se lei fosse ben certo di doverla arrestare, non sarebbe qui a chiedergli il mio permesso. Cosa le succede? Lei così pronto nelle sue decisioni, ora ha bisogno del mio permesso per un atto di polizia? Lei stesso ha detto che doveva apparire superato dagli eventi. Apparire, ho detto. Non essere superato. Nella notte sul 4 maggio 1860, sotto gli occhi bendati della polizia, Garibaldi parte al comando di 1000 volontari stivati su 2 piroscafi, il Piemonte e il Lombardo, occupati d'accordo con la società Rubattino. Il convoglio sosta a Talamone per rifornirsi di armi, di munizioni e di carbone. Gli ufficiali di guardia ai depositi obbediscono a Garibaldi in uniforme di generale piemontese. L'11 maggio i 1000 sbarcano a Marsala, sotto il fuoco delle fregate napoletane che finalmente si sono accorte della spedizione. Ma è troppo tardi. Il 15 maggio, alla testa di qualche centinaio di volontari, Garibaldi batte a Calatafimi ingenti forze borboniche. Sui colli che circondano il terreno della battaglia, squadre di insorti siciliani sono state ad osservare. La vittoria le sprona a seguire il vincitore. Il 30 maggio, ingannando i borbonici con una audace diversione su Corleone, Garibaldi entra a Palermo. Il suo minuscolo esercito si è ingrossato di qualche migliaio di insorti. Puoi dire agli amici che non ho intenzioni repubblicane. Non tendo che all'unità. Il grido di viva la Repubblica in questo momento mi parrebbe una colpa. Se il re vuole l'Italia, l'avrà. Se la rifiuta, allora ciascuno farà quello che la coscienza gli ispirerà. Intanto laggiù si combatte e forse la partita è decisiva. Perché non vieni in Sicilia anche tu? Sono già troppi i falsi amici che circondano Garibaldi per farne il braccio secolare di Re Vittorio. Cavour vuole avere le mani nette finché la cosa è dubbia, ma è ben deciso ad allungarle se il vento continua a soffiare in nostro favore. Garibaldi ha bisogno di te. Ho già scritto a Garibaldi. Non venni e non vengo perché la mia presenza gli susciterebbe ostacoli. Malgrado le mie franche e leali dichiarazioni, la stampa ministeriale mi dipinge come il suo cattivo genio, impegnato a trascinarlo verso la Repubblica. Un giorno ci ricongiungeremo, ma solo attraverso l'azione. Ma ti rendi conto dell'assurdo che proprio tu rimanga nell'ombra? Si sta mietendo il grano che tu hai seminato. Già ci sono stati incidenti tra i volontari, per via della bandiera con la croce di Savoia e dei decreti intestati Italia e Vittorio Emanuele. Non vedendoti crederanno che tu sei contrario alla spedizione. E vedendomi riaccenderanno le loro posizioni. Oppure dovrò accettare anch'io quella bandiera. Si disgusteranno e abbandoneranno l'impresa. No, Bertani, è necessario, per il bene di tutti, che io resti nell'ombra. Il mio suicidio individuale è ormai completo. Del resto, tutti coloro che muoiono per la patria e che muoiono sconosciuti, non onorati e senza nome, non sono forse degli eroi? I veri eroi che ci insegnano a dimenticare noi stessi. Non mi importa ciò che si dice e non si dice. Io aiuto, so che aiuto l'operazione,
E questo solo per me è quello che conta. Del resto non mi preoccupo. Non di me. È del paese che mi preoccupo. Ho mandato la farina da Garibaldi con il Persano. Gli ho raccomandato di non urtare il generale. Di fargli capire che era meglio per tutti proclamare immediatamente l'annessione della Sicilia. Me l'ha rispedito d'urgenza e ha proclamato la dittatura, sia pure a nome del re. E non intende lasciarla, sa fino a quando? Fino a quando non avrà liberato Napoli, Roma e Venezia. Cosa dicono a Parigi? Dicono che abbia intenzione di liberare anche Nizza. Boh, questo per la verità mi sembra un po' forte. Sì, può essere che il successo gli abbia dato la testa. O che al solito i francesi inventino delle balle. Uno scrittore di romanzi, Alessandro Dumas, è andato in Sicilia con un suo battello personale e manda ai giornali corrispondenze fantasmagoriche. Sa che cosa ha fatto Garibaldi a Palermo? Si è fatto erigere una specie di trono in cattedrale e lì, al momento della lettura del Vangelo, ha sguainato la spada come gli antichi re normanni difensori della fede. Lo vede? È urgente che noi siamo a Napoli prima di Garibaldi. Io ho mandato nostri agenti a Napoli perché eccitassero la folla a rumoreggiare e a convincere il Borbone ad andarsene. Sa che cosa ha fatto il Borbone? Concede lo statuto, adotta il tricolore come Garibaldi e manda ambasciatori qui da noi per trattare un'alleanza. Ci ha già parlato? Ma no, cosa vuole? Cosa vuole che gli dica? Non posso legarmi a un morto per morire anch'io. Preferisco legarmi a un vivo. Ma se Garibaldi non molla la dittatura? Non so cosa fare, mi creda. Non lo so. Ho aspettato che Garibaldi fosse in difficoltà per aiutarlo, a determinate condizioni, si intende. Niente da fare. Davanti a lui le flotte perdono la bussola, gli eserciti si polverizzano, le fortezze si squagliano come il burro. Un buon settore del Parlamento è apertamente con lui e un altro lo approva senza pronunciarsi. È necessario che lei torni immediatamente a Parigi. Se davvero Garibaldi va a Roma, dove ci sono ancora truppe francesi, c'è pericolo di guerra generale. Con la Francia, con l'Austria, con tutti. Il 20 luglio, a Milazzo, Garibaldi dava il colpo di grazia alle superstiti forze napoletane dell'isola e si disponeva a passare lo stretto. Un signore di Torino ha urgenza di parlarle da parte del re. Che entri. Sono il conte Modignani. Ho per lei un messaggio urgente di sua maestà. Lei resti, Bandi. È il mio segretario. Prego, gradisci un bicchiere di vino? No, grazie. Un caffè? Quello non si rifiuta mai. Tre caffè! Innanzitutto, sua maestà si congratula per le sue splendide vittorie. Quattro buone bastonate a gente che se ne meritava, mi creda. Lei è troppo modesto. Ecco, questo è il messaggio che sua maestà la prega di leggere attentamente. Scriva, Bandi. Aspetti, io le accenno il concetto, poi lei gli darà una bella forma toscana. Dunque, dica che sono sempre pieno di devozione al re, ma che non posso aderire al suo desiderio di tenermi al di qua dello stretto qualora i napoletani facessero appello al mio soccorso. Mi riservo perciò piena libertà d'azione. Scriva, figliolo, scriva. Posso riavere il secondo foglio? Se pregasse Sua Maestà di mandarmi qualche centinaio di sciabole di cavalleria, mi farebbe cosa assai gradita. Sul continente, specie nella pianura napoletana, non è come sui monti, bisogna manovrare. Di artiglieria ne abbiamo trovata quanto basta. Al resto provvederemo strada facendo. Allora, Bandi. Ecco fatto.
Le auguro buona fortuna, generale. E adesso cosa succede? Non si preoccupi, figliolo. È vero che il re mi ordina di non passare lo stretto, ma non ha visto il secondo foglio? È una lettera a parte che mi ordina di disobbedire. Cabale della politica, non ci faccia caso. Il 20 agosto Garibaldi passa lo stretto di Messina, sbaraglia la resistenza borbonica a Reggio, avanza in Aspromonte preceduto dalla rivoluzione che gli apre le porte delle città. Tu sai che io ho fatto di tutto perché Garibaldi trovasse già insediato a Napoli il nostro governo. Speravo di ripetere il miracolo di Firenze e dell'Emilia. Napoli si è scaldata, ma non fino ad insorgere. E adesso aspetta Garibaldi. Abbiamo perduto la corsa, caro Gustavo. È inutile dissimularci la verità. Il numero dei deputati favorevoli al generale cresce ogni giorno e c'è il rischio di una guerra civile. Puoi dare battaglia parlamentare. La maggioranza per ora è sicura. Salvo il mio prestigio, ma perdo l'Italia. Ora, e te lo dico senza enfasi, preferisco veder scomparire la mia popolarità, la mia reputazione, ma veder fatta l'Italia. Io non posso entrare in lotta con Garibaldi, perché egli ha reso all'Italia il più grande servigio che un uomo possa mai rendere. Ha dato agli italiani la fede in loro stessi. Posso parlarti schiettamente? Da un po' di tempo in qua tu avanzi come una vettura frenata. Prima ero io certe volte a doverti trattenere. Guarda Garibaldi, avanza come un messia, senza farsi scrupolo di dire di te le cose più sgradevoli. Non è informato. Non sa quello che dice. Ma lo dice. E c'è uno sciame di giornalisti stranieri al suo seguito che ripetono le sue frasi. Ci sono scrittori tra i volontari e sanno parlare. C'è molto di più, Gustavo. C'è metà dell'Italia con lui. Te ne vuoi rendere conto? Ma se Garibaldi va a Roma, avremo Dio e il mondo contro di noi. Bada quello che fai. Avanti. Tu vuoi dire che io mi sono fatto togliere di mano la bacchetta del direttore d'orchestra? Ti ho già detto che io non posso mettermi contro Garibaldi. È la forza delle circostanze che mi obbliga. Tu credi che io sia un suo complice? Sia frenato da un senso di colpa verso di lui. Tu stesso hai detto che se Garibaldi rimane libero di agire, la corona brillerà solo di quella luce, sono parole tue, che un avventuriero eroico crederà bene di gettare sopra di essa. E se proclama la Repubblica? Non lo farà. È un uomo leale. Invito mia. Non mi sono mai trovato in un imbroglio simile. Ma troverò una via d'uscita. Garibaldi non è ancora a Napoli. E le fortezze della città sono ben munite. Il 7 settembre Garibaldi prende il treno a Vietri e all'una e mezzo del pomeriggio scende alla stazione di Napoli tra le feste della popolazione. I forti, guarniti di soldati borbonici, non reagiscono. I presidi se ne vanno tranquilli a Capua a ingrossare l'esercito borbonico. Il giorno prima, Francesco II di Borbone e la moglie Sofia avevano abbandonato Napoli diretti verso la fortezza di Gaeta. Nessun vascello da guerra aveva voluto seguire i sovrani. Oggi stesso ho inviato al segretario di Stato Cardinale Antonelli una lettera ultimativa. O il governo di Roma decreta lo scioglimento delle forze straniere al servizio del pontefice, o noi saremo costretti ad allontanare la minaccia con la forza. Un moto insurrezionale scoppierà simultaneamente nelle Marche e nell'Umbria. In nome dei principi dell'ordine e dell'umanità, lei, generale Cialdini, entrerà nelle Marche. E lei, Fanti, nell'Umbria, come dai piani già concordati. È assai probabile che il comandante delle truppe pontificie, generale Lamorissière, muoverà da Roma nel tentativo di fermarvi.
potrà disporre al massimo di 20.000 uomini. Voi ne avete più del doppio e lo getterete a mare. Dopodiché dichiarerete Roma inviolabile da chiunque. Si intende da Garibaldi. Le nostre divisioni sono pronte. Bene, alle prime notizie dell'insurrezione inizierete la marcia. Dopodiché aiuteremo Garibaldi a togliersi dai pasticci con le truppe del Borbone. I volontari sono stanchi, non ce la fanno più. Non riusciranno a passare il Volturno. È inutile che vi raccomandi la segretezza. Quando le potenze grideranno, il fatto deve essere compiuto. Napoleone protesterà pro forma, siamo gli unici amici che gli restano. L'Inghilterra ci appoggerà diplomaticamente, non fosse altro che per far dispetto a Napoleone. C'è l'Austria. È assai probabile che di fronte all'invasione degli stati pontifici e alle richieste d'aiuto del pontefice, reagisca con la forza. La Marmora resisterà in Lombardia finché ci saremo congiunti con Garibaldi. Poi, con tutto l'esercito meridionale, ci getteremo oltre Po, sul fianco sinistro degli austriaci. Dichiareremo la leva in massa. Sarà la guerra unitaria nazionale che Garibaldi e Mazzini hanno sempre sognato. E così non avremo più opposizione. Ma bisogna far presto. Io le dissi, Fanti, che avevo bisogno di un atto di estrema audacia e di violenza. Questo è il momento supremo. Se tutto va bene, fra 3 mesi l'Italia è fatta. Com'era da attendersi, il cardinale Antonelli definì disgustosa la intimazione di Torino circa lo scioglimento dei corpi stranieri al servizio del pontefice. Può telegrafare a Fanti di muoversi immediatamente. Che succederà, signor Conte? Lo sapremo presto. Questo è il più grande atto di temerarietà che il suo governo ha commesso. Anche lei crede che la fortuna aiuta soltanto Garibaldi? Ma Garibaldi, se mi permette, rischiava solo con i suoi volontari, poteva sempre essere sconfessato. Telegrafi, si sbrighi. Per giorni non avremo un minuto da perdere. Il generale Fanti occupò Perugia e Spoleto, aspramente difesa da 300 volontari irlandesi. Cialdini marciò senza difficoltà lungo la sponda adriatica, occupando Pesaro e Senigallia. Il piccolo esercito pontificio, in cui brillavano i nomi della più alta nobiltà francese, puntò su Ancona per aspettarvi il soccorso degli austriaci. Ma Cialdini gli tagliò la strada e lo distrusse a Castelfidardo. La nota dei morti e dei feriti sembrava la lista di un ballo a corte sotto Luigi XIV. Il generale Lamorissière, con pochi superstiti, si rifugiò ad Ancona, che cadde 4 giorni dopo. Il Papa scomunicò Re Vittorio. Il 17 settembre Mazzini arrivava a Napoli e chiedeva a Bandi, segretario di Garibaldi, un incontro con il generale. Voi non sapete la gioia che mi date accogliendomi come un fratello. Quanti anni che non ci incontriamo? Troppi. Alla caduta della Repubblica Romana. Anche voi mi togliete un gran peso dal cuore venendomi a trovare. Io credevo non aveste più per me l'antica amicizia. Non sono venuto prima, già ve lo scrissi, per non mettervi in difficoltà più gravi di quelle che già vi pesano addosso. C'è sempre tra noi chi si incarica di ingigantire qualche idea che ci divide. Ho dovuto accettare quella bandiera. Non dovete giustificarvi di fronte a me. Non proferisco il vostro grido Italia e Vittorio Emanuele, ma lo accetto, come è accettato dal popolo. Mi servo personalmente libero, ma mi opporrei ora, per dovere, a chi cercasse di innalzarne un altro. Io vorrei che molti vi sentissero parlare così. È dal principio della vostra impresa che parlo così. Ma l'uomo di Torino... Mi farete il piacere di non nominarlo. Bene, vedo che ci intendiamo. Ma voi siete uomo di grande e semplice cuore. E vengo a mettervi in guardia, scusatemi, contro qualche falso amico che vi circonda. Non cedete. Non abbandonate la dittatura prima che almeno Roma sia libera. Ho contatti coi romani, vi aspettano. Sapete, immagino, perché a Torino vogliono l'annessione immediata. Sì, lo so, per metterci da parte e sedersi sulle poltrone da cui abbiamo cacciato a calci i borbonici.
Con ogni mezzo voi vi dovete opporre. Le condizioni dell'annessione dovete dettarle voi e non accettarle dal re. Ma non è lui, sapete? Povero re, che cose gli fanno fare? Però le fa. Voi gli donate un regno. Non chiederete in cambio che una garanzia costituente. Se poi gli italiani sceglieranno un re o un presidente, noi avremo fatto il dovere nostro. Comunque, dovremo prima finire questa guerra. Il Borbone ha ancora 50.000 uomini appoggiati a due grosse fortezze. Noi potremo schierarne 20.000 uomini, non di più. Gente che ha fatto a piedi mezza Italia. Le cose viste da vicino sono meno belle di come sembrano. Tutta la nazione vi segue con ansiosa speranza. Ci chiedono miracoli. Persino il sangue di San Gennaro si è liquefatto appena siamo arrivati noi. Dobbiamo fare un ultimo sforzo. Questa vecchia Italia va rinnovata dalle radici. Altrimenti a che servono tutte le vostre vittorie? A volte mi sembra di essere una barca tra Scilla e Cariddi. Libeccio da una parte, Grecale dall'altra e scogli dappertutto. Ma la mano che sta al timone è robusta, credetemi. Non vorrei che tornaste a Caprera a coltivar cavoli. Ne avresti in abbondanza.